Ciao ragazzi, in questo video richiestissimo andiamo a vedere come rimuovere il Notch, cioè la barra nera, su iPhone X in un modo gratuito e veramente molto molto semplice. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Allora, ragazzi, iniziamo subito, vediamo come rimuovere il Notch, la tacchetta nera qui in alto. Da iPhone X, questa soluzione che vi mostrerò è una soluzione gratuita, quindi alla portata veramente di tutti e poi è alla portata di tutti anche perché richiede pochissimi secondi. Se vi dà fastidio questa tacca nera, quindi sinceramente vi devo dire, dopo un po' di giorni di utilizzo di iPhone X come mio smartphone principale, ormai è davvero difficile notarla, non posso dire che mi dia fastidio nell'uso quotidiano, però c'è chi ancora oggi magari non accetta queste due corna in alto a destra e a sinistra. Di iPhone X che vengono appunto a generarsi proprio per la presenza del Notch. Notch fondamentale perché altrimenti Apple non avrebbe potuto posizionare da nessuna parte la capsula, la fotocamera anteriore, il sensore per il Face ID e quindi insomma questo è iPhone X, lo sappiamo, lo conosciamo, piace o non piace, ma ora c'è una soluzione per tutti. Se iPhone X vi piace così, va bene, lo tenete così. Se preferite invece non avere il Notch, c'è una soluzione su App Store che si chiama Noccio. Vi lascio ovviamente il link in descrizione, la potete scaricare questa app e provarla sul vostro smartphone. Andremo quindi ora a vedere come rimuovere il notch sia dalla schermata Home sia ovviamente dalla schermata di blocco di iPhone X. Apriamo quindi l'app, questa è la prima apertura, la sto testando con voi, questa è la simpatica icona scelta dallo sviluppatore che non so perché abbia scelto proprio quell'icona e vedete già l'applicazione è entrata in funzione perché nella parte alta potete vedere che ha ritagliato lo schermo in modo da far scomparire il notch ora cosa possiamo fare possiamo sia andare ad aggiustare un po le dimensioni del notch ovviamente in questo caso non cambia molto perché lo sfondo è quello di default ma con altri sfondi possiamo fare alcune modifiche possiamo vedere una preview di come sarà iphone X dopo aver applicato questo sfondo ora usciamo e possiamo poi semplicemente andare a salvare questo sfondo nella nostra, ehm, nella nostra applicazione foto. Vedete, sono andato ad aprirlo. L'unico inconveniente è che purtroppo comparirà qui: Made by Noccio, che è l'applicazione insomma però una volta fatto questo ci basterà andare ad impostare qui lo sfondo come sfondo di default possiamo sia scegliere di utilizzare la prospettiva ma in questo caso vedete dobbiamo poi abbassare un po' la schermata oppure utilizzarlo in modalità statica che eh, tende a funzionare meglio vedete ovviamente se tiriamo sullo sfondo il notch ricompare ma se andiamo ad impostarlo come ci faceva fare lui in automatico poi io ho toccato e stavo facendo casini ma così il notch Ora scomparirà del tutto nella schermata home, ovviamente, vedete? Non c'è più perché viene nascosto proprio dallo sfondo che viene ritagliato. Mi piace di più così l'iPhone X. Sinceramente, dopo averlo provato appunto con la tacchetta. Devo dire che non mi piace, non mi piace così, lo preferisco con il Notch classico. Come vi dicevo, il Notch scompare anche nella schermata di blocco, vedrete sempre così il vostro iPhone X, ma andando logicamente ad aprire le applicazioni, ricomparirà perché fondamentalmente Noccio consente di andare a eh, nascondere il Notch soltanto quando questo si presenta. Al di sopra dello sfondo, in pratica l'applicazione va a creare uno sfondo con la parte sopra nera e potete utilizzarla con qualsiasi vostro sfondo. Infatti, c'è la funzione importa che ci fa importare anche sfondi che abbiamo nella libreria immagine. Possiamo andarli a ritagliare per non avere poi il notch davanti, che come vedete compare un attimo, poi scompare, però. Torno a chiedervi: vi piace di più così iPhone X oppure nella classica versione che abbiamo visto da settembre fino ad oggi? Quindi con la tacchetta? La mia risposta, aggiornata a novembre 2017, è che lo preferisco con la tacchetta, quindi così non mi convince molto. Ma se volete rimuovere il Notch dal vostro iPhone X ora sapete come fare. Vi lascio appunto in descrizione il link per l'app che ho utilizzato. E poi fatemi sapere insomma cosa ne pensate voi, se preferite questa soluzione o quella scelta in realtà da Apple. Un saluto quindi da Andrea Cervone per iPhone Italia punto com